Ehi tu, vuoi comprare skin a prezzi più economici e vendere le tue skin per soldi veri che non devi usare solo nel mercato di Steam? Clicca il link in descrizione per andare su IG Vault. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad Aggiornamento Flash. L'aggiornamento di oggi, uscito il 18/8/2016, non è enorme, però voglio trattarlo perché ci sono dei cambiamenti alle pistole più iconiche del gioco e quelle che sentirete soprattutto di più in game. Quindi pensavo fosse interessante farvelo sapere. Comunque questo aggiornamento non comprende solo dei cambiamenti ai suoni della Glock, della USP, della P2000 e della Deagle. Avete capito perché voglio fare questo aggiornamento, perché sono delle pistole importanti nel gioco, ma vede anche l'arrivo della Gamma Case 2. Quindi abbiamo le Gamma 2, signori. Ci sono delle nuove skin, le guarderemo assieme, vedremo un po' quali mi piacciono, quali no, dirò un po' quello che ne penso e spero che vi interessi la cosa. Nell'ultimo aggiornamento era andata bene, è andato bene il fatto che facessi vedere un po' le skin nuove, dicessi quello che ne penso, quindi ci sta. Altre cose, ragazzi, hanno cambiato un po' lo spectator mode, quindi magari lo vedremo anche negli Overwatch, non so se sarà così. Comunque lo spectator mode, semplicemente gli X-ray, quando qualcuno sta camminando e quindi quando non sta facendo dei suoni che possono essere avvertiti da altri giocatori, l'X-ray attorno al giocatore diventerà più scuro, quindi non sarà così luminoso. Questo significa che potremmo sapere esattamente quando qualcuno fa un passo o sbaglia qualcosa, tipo tirar fuori un'arma, eccetera, eccetera. E secondo me potrebbe essere molto utile negli Overwatch, perché aiuterebbe un sacco il capire se qualcuno sta facendo passi o meno per riuscire a individuare magari un wall hacker o cose del genere. Altra cosa, ragazzi, hanno aggiunto i server ufficiali in Perù. Boh, mi faceva ridere, quindi ve l'ho detto. Ora, bando alle ciance, ciancio alle bande, entriamo in server, sentiamo i nuovi suoni e poi diamo un'occhiata alle nuove skin nella gamma 2K. Ok, ragazzi, sono entrato in un server privato, così tanto per, e ora ci ascoltiamo un po' i nuovi suoni delle armi e vi dirò un po' cosa ne penso. Iniziamo con la USP. Quindi, questo è il nuovo suono quando si tira fuori la USP. Hanno cambiato questo suono qua. Madonna mia, sembra di sparare. Sembra che sto sparando dei piselli. Che cazzo è? In realtà è molto simile ai suoni che si sentono dalle pistole silenziate nei film o roba del genere, Però porco Giuda. Che roba brutta. Altra cosa che hanno cambiato, ragazzi, è il suono della ricarica. Quindi dopo aver sparato tutti i vostri 12 piselli, la ricarica adesso suona così. È molto più silenziosa. Molto più silenziosa. Interessante. Molto interessante. Quindi hanno cambiato. Vediamo se hanno cambiato anche il suono del silenziatore. No, quello è uguale. Ok. E come spara? Madonna, sembra un cannone a mano senza il silenziatore. E mentre se si rimette il silenziatore, stesso suono. Ok, va bene. L'unica cosa che non mi piace è il suono della USP quando spara. Però vabbè, possiamo vivere senza. Altra pistola che hanno cambiato, ragazzi, è la Deagle. Ora, il suono dell'unholstering a me sembra uguale quando si tira fuori la Deagle. Mi sembra uguale. Sì, mi sembra abbastanza uguale. Sentiamo un po' il cannone a mano come suona. Cacchio. Allora, la ricarica è molto più... Vaffali caricatori. Ok. La ricarica è molto più leggera come suono. Cioè, non si sente, era molto più forte prima. È come se fosse stata
Come se fosse stato attutito il rumore. Il colpo mi piace. Sembra un colpo di un cannone a mano, anche se prima forse, siccome è uno dei suoni più iconici di CS, prima era un po' più, aveva un po' più di oomph, aveva un po' più di basso dentro, che ti faceva temere di più la Desert Eagle. Ora non più così tanto, onestamente. Altri suoni non sono cambiati. Quello del tirare fuori è sempre attutito, ma mi sembra lo stesso suono. Quindi è leggermente più tranquillo, ma è sempre lo stesso suono. L'unica cosa che è realmente cambiata è il suono dello sparo. Però ci può stare. Ci può stare. Sono un po' un old schooler io, quindi. Però, cioè, quando si svuota, però è anche un bel suono. Oggettivamente, nel senso, quando svuoti il caricatore, cosa che con la Desert Eagle non fai. Però not bad, dai, not bad. Siamo passati dal lato terroristi, ragazzi, e ci hanno cambiato anche, ovviamente, il rumore della Glock. Quindi diamo un'occhiata un po' a cosa è cambiato. Sì, locked and loaded, mi piace. Ok, il fuoco? Mamma mia, suona molto più pericolosa. Suona molto più pericolosa. È anche molto più rumorosa delle altre due pistole che abbiamo provato finora. Cioè, a parte che il colpo proprio è più rumoroso. E ci sta, perché è una Glock. Sentiamo il burst fire. Oh, sì. Sì. Oh, questo burst fire l'adoro. È fighissimo. Mentre la ricarica mi sembra un po' più alto il volume rispetto alla ricarica dei CT. Quindi Terro potrebbe avere un altro svantaggio ulteriore, a parte il fatto di non avere la USP. Però non è così tanto più alto come rumore, quindi forse è leggermente più capibile, ma nulla di più. Carino, ci sta. Anche quando la svuoti sembra veramente di sparare con un'arma di distruzione di massa. Mi piace. Poi, per chi non ha mai sentito una vera Glock, questa è molto più vicina al vero rumore che fa. Ovviamente è molto più alto, molto più potente come rumore, però è molto più vicina al rumore che fa in realtà. Quindi ci sta. Mi piace. Mi piace questo cambiamento alla Glock. Ed eccoci arrivati, ragazzi, all'ultima delle pistole che hanno modificato, o meno, a cui hanno cambiato i suoni. Ovviamente la P2000, che è una delle mie preferite oltretutto. Quindi se me l'hanno rovinata, passo all'USP, perché sti cazzi. Però sarà interessante sentire questi suoni, più che altro perché adesso lo shot della USP ha un suono molto più basso. Nel senso, è più alto in pitch, ma è in realtà più difficile da sentire, seppur di poco. Quindi si potrebbe fare un vero argomento sulla differenza tra P2000 e USP, se il suono della P2000 risulta anche molto più chiaro da sentire e quindi più facile da localizzare. Ora, vediamo com'è quando la si estrae. Sembra come quando... avete presente le pistole, quelle giocattolo che si hanno sia da bambino? No, quelle di plasticaccia. Il suono è più o meno quello, però con delle parti metalliche in mezzo. Ok, sentiamo come spara, vi prego, non fottetemi il suono. Onesto, non è altissimo, è ovviamente molto più alto rispetto alla USP, però questa non è silenziata e ci sta. Andiamo alla ricarica. Ricarica è molto bassa anche per lei. Molto, mi sembra quasi che abbiano riciclato più o meno lo stesso suono sia per la USP che per la Deagle che per la Glock, che per tutte le altre ultimamente. Cioè, cazzo, quando si svuota però fa un casino della Madonna. Madonna mia. Hanno coperto per fortuna quell'orribile rumore, che a me non dispiace, però è orribile. Non mi dispiace che ci sia, ma è orribile quel rumore del sto finendo le ammo.
Però vabbè, sti cazzi. Not bad, not bad, va bene, ci sta. Sono dei cambiamenti con la quale posso vivere. Anche se mi sa che utilizzerò l'USP di più da questo momento in poi. Semplicemente perché è più, molto più silenziosa. Quindi rende più difficile realmente la gente far capire da dove arrivano i colpi. E concludiamo questo video, ragazzi, parlando della gamma 2 case. Partiamo ovviamente da le skin blu e vi dirò cosa ne penso, e poi arriveremo fino alle rosse. Ovviamente credo che nelle gamma 2 si troveranno anche i coltelli gamma, quelli che sono stati introdotti con la gamma 1, quindi sti cazzi. Vediamo un po' come sono queste skin. Allora, abbiamo una nuova skin per l'XM1014, la Slipstream azzurrina. In realtà non è neanche bruttissima. Mi piace il fatto che ci sia tutto il manico azzurro e il dietro azzurro. Però onestamente non mi dice niente. È una skin generica. Poi l'OMP45 Briefing, brutto in culo. Cioè l'OMP già non è una bella arma di per sé, ma questa è orribile. Ci sono degli OMP veramente molto più belli. Va bene che è una skin blu, però sti cazzi. Il P90 Grim, cazzo se è bello. Mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto. Anche se è basilare, è abbastanza generico. Sarà che io ho un amore per il verde, come si credo che si noti. Però mi piace un cifro. Negev Dazzle, no. No. E no. Semplicemente why? Questo l'hanno cambiato, sul serio? Cioè è verde forse, la skin iniziale è verde, quindi questo la rende grigia. E sembra un ventilatore. Bello. La 5-7 Scumbria, che già il nome fa cagare. Di suo. Cioè Scumbria. Scum in inglese vuol dire merda, cioè vuol dire robaccia. Ok, gentaglia. E Scambria. Vabbè, lasciamo stare. La CZ75 Auto Imprint, ci hanno stampato su delle cose. È tipo una CZ un po' più figa di quelle che puoi comprare al mercato. Cioè, non mi dice nulla, onestamente. Gli hanno messo tipo le cose di ferro e gli hanno scritto CZ Automatic sopra. Non è un granché. L'SG553 Triarch, perché tutti vogliamo una skin per l'SG553 e ne volevamo una marrone merda. Lo Scar 20 Power Core, perché se vi piaceva il GSG coso verde, potete avere lo Scar dello stesso colore. Questo è verde, ma mi fa schifo lo stesso. Il Mag 7 Petroglyph. Perché Petroglyph? Cioè, Hieroglyph era brutto, quindi Petroglyph. Vabbè, niente di che. La Glock 18 Weasel. E questa è carina. For the ladies. For the ladies, ragazzi. Questa è for the ladies. Però è carina. C'ha su una piccola. Un piccolo furetto. È figa. Ci sta. Anche se. Sì, Weasel è il furetto, credo. Non mi ricordo mai, perché ce ne sono tipo un miliardo di roditori che si assomigliano di questa tipologia. Quindi credo che Weasel sia furetto. Però non è brutta. Non è brutta. La Desert Eagle Directive, se volevate sentirvi Robocop, questa è la skin che fa per voi, ragazzuoli. Tech 9 Fuel Injector, perché dovevano riprendere la skin famosa della K, e così si può avere la K con la Tech 9 in coordinato per tutti voi terroristi che seguite la moda. Proci. E poi abbiamo l'MP9 Airlock, che è rosa per qualche motivo. Cioè, è una skin rosa, non è rosa l'MP9. L'MP9 è bianco e rosso. L'AUG Seed Mid. E questo non è bruttissimo, ma a me le skin high-tech non dicono un cazzo. Ok, è un po' più colorata rispetto alle solite skin high-tech, quindi è carina. Ma non... no. No. Questa è figa. La K47 Neon Revolution. La scritta Anarchy in verde, tutto rosa, shocking. Questa è tipo la K delle ragazze, cioè proprio le ragazze pro dovrebbero tutte volere questo AK, perché è fighissimo. E non è perché è rosa, anche, ma
Secondo me si presta bene a una ragazza che è un po' fuori dagli schemi perché è brava a CSGO e non ce ne sono tante. Quindi si presta un po', secondo me, al tipo di personalità, o comunque al tipo di personalità all'interno di CS, collegato di solito alle ragazze che giocano a CS e sono anche brave. Quindi, però la vorrei anch'io, cioè la userei anch'io. Anzi, me la comprerò, credo. Oddio, non credo che la comprerò, che costerà tipo 19.000 euro. Però la vorrei tanto. Per finire, ragazzi, il FAMAS Roll Cage. Altra skin rossa. Una skin rossa per il FAMAS, che non ce ne sono state, mi sembra. Non c'è una vera skin rossa per il FAMAS. Infatti credo che il FAMAS Jin sia rosa e non è un, ed è il FAMAS tipo di livello più alto che si può avere. Mentre questa a me piace. Mi dà un vibe del Survivor Z che mi piaceva comunque. Però era molto più... molto più statico. Molto più statica come skin. Questa invece mi piace, mi dà un vibe di Survivor Z, però con anche un po' di racing, con i loghi sopra, robe del genere. Figo, figo, mi piace. Quindi le skin rosse in realtà sono veramente fighe in questa cassa. Il blu fa cagare, cioè avete una possibilità su tante di avere una skin decente del blu. Se vi esce una viola potete anche spararvi, a parte la Weasel forse. Le rosa... sono così e così, l'unica è la Tech 9 Fuel Injector secondo me che potrebbe andare bene. E però le rosse sono un sacco belle, soprattutto la K. Secondo me la K varrà un sacco di soldi perché è veramente figa. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Qua si conclude questo aggiornamento flash che non è stato poi così tanto flash. Il mio nome è come sempre qui TonWait, ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re del Let's Play. One way.